Bentornati a una nuova puntata di Eco TV Racconta. Anche oggi continueremo insieme il nostro viaggio alla scoperta di nuove storie. Cominciamo. Ha vinto tanto, ha vinto tutto Stefano Botti e continua ad allenare i campioni che regalano gioia ai proprietari e al mondo dell'ippica italiana. Così come nel bellissimo lunedì di galoppo alle Capannelle, dove il 1° maggio ha trionfato nel Regina Elena nel Botticelli. Siamo allora andati a trovarlo nel suo centro di allenamento a Cenaia, in Toscana, per cercare di strappargli qualche segreto. Un giorno a Cenaia. Cenaia è un piccolo paese non lontano da Livorno, ma Cenaia è diventato famoso ormai da 25 anni perché qui sono non nati, ma sono stati allenati i cavalli più importanti degli ultimi 25 anni in Italia. Abbiamo Stefano Botti, il re di Cenaia, 7 cavalli hanno vinto il derby allenati su questa pista. Sono venuto qui proprio perché questa è la salitina, perché noi vogliamo conoscere oggi i segreti di Cenaia. Un segreto, Stefano Botti, è la qualità dei cavalli, perché se non ha la qualità dei cavalli puoi mettere tutte le piste in discesa, in salita e non cambia nulla. Ma questo sicuramente, è la qualità dei cavalli è basilare. Diciamo che sono le fondamenta di una casa. Cominciamo con questa pista in salita, che è famosa la pista in salita. Cosa vuol dire questa pista in salita per il cavallo? Vuol dire dare un buon allenamento al cavallo, farlo galoppare facendogli scaricare il peso del corpo più nel posteriore, far lavorare il posteriore. E meno problemi ai tendini davanti. Meno problemi, diciamo il punto debole dei cavalli da corsa parte dagli anteriori. Quando riesci a allenare un cavallo senza creargli dei problemi ai nodelli, alle ginocchia, ai tendini, già sei a metà dell'opera. E sicuramente la salita ti aiuta tanto a tutto questo che stiamo dicendo, e i cavalli fanno un buon allenamento soprattutto perché sviluppano parecchio il posteriore, dove parte proprio la spinta del cavallo quando è in azione. Però le piste dove poi vai a correre sono piane. Diciamo che i cavalli poi li conosco i loro pregi e i loro difetti, perciò ecco, quando fanno un lavoro, anche se magari sulla pista nel lavoro di rifinitura non impressionano, però so che è un cavallo che magari fa la distanza, e questa essendo una pista di 1000-1200, e logicamente il cavallo che fa 2000 metri lo puoi mettere in difficoltà, perciò ecco, cerco di fare i miei parametri e riesco a capire, spesso, delle volte purtroppo posso anche sbagliare, riesco a capire il cavallo a che punto di condizione è e quello che può eventualmente fare in corsa. La giostra nell'acqua la uso parecchio dopo le corse, dopo lo sforzo che quando un cavallo ha corso nei giorni seguenti alla corsa fanno giostra nell'acqua. I cavalli fanno un buon movimento e mettono in azione i muscoli, tutti i muscoli del corpo, soprattutto quelli delle gambe che a loro servono molto per correre. E poi non danno un carico di lavoro, di peso sugli arti, sulle ginocchia, che sono già stati sforzati magari dalla corsa, e facendo 2-3 giorni in piscina sicuramente è una mano santa. Hai parlato di 7 cavalli che tu hai sellato vincitori di derby. Ce n'è uno che ricordi in particolare come vittoria? E poi ci spieghi perché. Tutte sono vittorie importanti, ma magari o è la prima o l'hai vinta in una certa maniera, non ti aspettavi la vittoria del cavallo, non lo so, dimmi tu. Ma no, di solito quelli che hanno vinto il derby, un po' me lo aspettavo perché avevano già fatto delle buone preparazioni e tutto quanto. E chiaro, quello che non scorderò mai è il primo derby, Cracker Jack King. Come il primo amore, non si scorderà mai. Ben Dream, Snack a Peak, conduce Cracker Jack King,
davanti a Casale, e Tane Dream si stacca a Cracker King. L'urlo fantastico qui nella sala bilance di Felice Villa e del suo entourage. E poi sicuramente McMahon, che si è permesso di vincere il derby in Italia e il derby in Qatar. In un anno ha vinto due derby. Questo qui è un piccolo record, un grande record. Sì, sicuramente è stata una buona impresa, ecco. Passa di Lamount davanti a Occalite, Hold of England, Steven Kitte, canter di Lamount. Hai vinto altri derby con la scuderia giallo e blu di Felice Villa. Ecco, ne approfittiamo, un ricordo di questo grande proprietario scomparso da poco. Ma è stato un proprietario che è stato un gran proprietario, una persona squisita, e avevamo un buon feeling e aveva molta fiducia in me, e insomma insieme abbiamo, a parte i derby, abbiamo vinto tanti gran premi e sicuramente il signor Villa non lo scorderò mai. Dylan Mount nel Gran Premio di Milano, la scuderia FV ai colori, Marco Botti al training per il signor Villa sul masso schermo, contento come un bambino. Quella costruzione, i nuovi box, e quindi vuol dire che l'imprenditore crede e va avanti nel suo lavoro qui a Cenaia. Cenaia è un work in progress, cioè un continuo cercare di migliorare, cercare di mettere i cavalli a proprio agio, cercare di far capire ai proprietari che non ci si ferma mai. Mi sembra questa costruzione il più bel simbolo di un Cenaia che va avanti. Mai fermarsi sugli allori, come si suol dire, ecco, bisogna sempre cercare di progredire, migliorarsi, perché questo è sempre un lavoro che tutti i giorni hai qualcosa da imparare. Il prossimo sogno, il prossimo obiettivo di un allenatore che ha vinto tutto, il numero uno d'Italia? Ma sicuramente vincere qualche corsa all'estero e da poter dare un risalto a una carriera, insomma, da allenatore penso che sia una soddisfazione grandissima vincere qualche corsa di spessore all'estero. E ci conti ancora? Sicuramente. McMahon wins it for Italy. Un amore innato per l'arte prima e per i cavalli poi, un amore che il cavaliere artista Luigi Cima da oltre 25 anni coniuga perfettamente. I cavalli sono infatti i soggetti privilegiati della sua pittura e della sua vita. Siamo andati a scoprirlo insieme a Lucilla Granata. Ora, io sono nato pittore fin da piccolo, sono una persona molto sentimentale, ho una passione sfrenata su tutto quello che faccio e ho sempre dipinto, ho sempre ricercato emozioni, tutta la vita che cerco emozioni profonde, e grazie a mia moglie sono riuscito, sempre appassionata da sempre, nei cavalli, sono entrato in questo mondo e essendo una persona sentimentale non potevo entrarci come tutti gli altri. E scoprì per caso, vidi uno show dal vivo di Edwin Wittner, uno dei tre istruttori Parelli presenti in Italia 25 anni fa, e rimasi folgorato e mi dissi: questa è la mia strada, questo è quello che voglio fare. È un metodo meraviglioso dove ti permette di conoscere i cavalli in profondità e di riuscire a entrargli veramente nella testa ed avere una partnership elevata. Feci una valanga di corsi per imparare più in fretta possibile, perché volevo andare avanti, volevo diventare bravo con i cavalli, come nella pittura volevo essere bravo anche con i cavalli. E arrivai a comprare alla fine una baia scura di 5 anni da un privato in giardino, la domai, e con questo metodo anno dopo anno sono riuscito a portarla in gara e mi sono portato fuori un sacco di soddisfazioni vincendo quello che potevo vincere
nella mia amatorialità, diciamo. Quindi sono riuscito a vincere due regionali, tra cui un Open, Fise, nella performance western, e riuscii a classificarmi anche per andare a Cervia, ai nazionali, e anche lì riuscii a far bene, vinsi l'All Around, mi diedero anche questa bellissima fibbia che porto con onore. E è un mondo che mi rende felice il cavallo, ecco. Io ho avuto cinque maestri nella mia vita: mia madre in primis, mia moglie, i cavalli, Giorgio Pastorelli, mio maestro nella pittura, e Peppo Guaini per quanto riguarda i cavalli. Questo metodo consiste nel... Parelli dice: se tu vuoi stare bene a Roma devi comportarti come un romano, se tu vuoi stare bene con i cavalli devi comportarti come loro, e ti insegnano a pensarla dall'altra parte. Ti insegnano ad avere molta pazienza, ad avere molta sensibilità, questa non mi manca, anzi è la mia, come si può dire, è la mia dote principale, ma anche la mia, il mio nemico. Peppo Guaini diceva sempre: Cima, tu sei una bravissima persona, ma il tuo nemico è Cima, perché sono talmente sensibile, voglio fare, voglio arrivare, e alla fine sono io il mio nemico, e come siamo. Questo metodo mi ha aiutato, mi ha insegnato tantissimo, mi ha aiutato a crescere anche come persona, mi ha migliorato, mi ha reso molto più easy, molto più naturale. Funziona su tutti i cavalli, anzi ho avuto dei successi, delle soddisfazioni particolari. Qui a Cremona, se un cavallo non sale sul trailer, sanno chi chiamare. Cavalli che non salgono dopo 4 ore che sono sul piazzale, arrivo io come per magia, in tempi brevissimi il cavallo va su da solo e non ha più questi problemi. È una comunicazione fatta di energie, soprattutto. Io con la Copuledro faccio un po' fatica perché non ho mai goduto di ottima salute, quindi non ho mai potuto lavorarlo, ma con la mamma ci ho lavorato tanto. E io, se ce l'avevo a 500 metri, facevo un fisco, lei arrivava da me. Se era a paddock da un mese, gli saltavo su e andavo in passeggiata senza niente, senza redini. Andavo in passeggiata con 30 persone, io non avevo niente, in bocca al cavallo. Ed era un'emozione stratosferica. Mi piace da matti, ecco. Purtroppo la Fise non ti permette di partecipare senza in freeless, appunto. E si è obbligati a usare un morso, lo ritengo anche giusto, perché un cavallo che è pronto deve sapere usare il morso. Logicamente, montandola senza niente, quando mi metti il morso è un gioco da ragazzi, fondamentalmente è più facile per me. E soprattutto essere un leader per la tua compagna, lei con te viene dappertutto, ma questo anche con le persone. Quando il marito è un leader, la moglie lo segue; quando la moglie è un leader, il marito lo segue. Ho sempre dipinto fin da bambino, è sempre stato un mio sogno fare delle mostre, sono riuscito, ne feci due. Questi sono quadri che mi sono stati donati dai miei clienti, che mi comprarono nelle mostre che feci, e il cavallo è al primo posto come disegno, ce l'ho sempre in mente, quindi non è stato così difficile riprodurli, ecco. Questi sono cavalli che mi hanno, foto che mi hanno commissionato e ho fatto, tranne questo l'ho fatto per una mia amica che è il suo, questo invece l'ho fatto per mia mamma, questa è mia madre, è l'amore di mia madre, e quello dovrei essere io. Dunque, ecco qua. Io feci una scommessa con i miei amici quando vidi la mia prima gara di horse trail, venni a casa e dissi: l'anno prossimo mi iscrivo, campionato lo vinco. E la ingravido e vado in Germania a fare gli europei col figlio, logicamente un treno di parole, una presa in giro per dei mesi, mi iscrissi al campionato e lo vinsi, e ho fatto partorire la cavalla, è nato il Puledro, che è ancora più forte della mamma, ma purtroppo ha dei problemi ai polmoni e adesso sta benino. Ho ricominciato decentemente l'ultimo mese a montarlo quasi tutti i giorni e stiamo cominciando a prepararlo, e il mio obiettivo è andare in Germania a fare gli europei
È onorare il signor Quaini di una bella fibbia. Ormai Quaini ci ha lasciato l'anno scorso e mi piacerebbe ricordarlo così. Sì, vado ancora avanti a fare dei corsi, un po' meno di prima. Prima li facevo una volta, ho fatto 6 anni a farne uno al mese e facevamo anche le nostre vacanze estive invece che andare al mare. Io e mia moglie facevamo i corsi nei centri Parelli in Italia. E con lui sto facendo bene. Prima eravamo dei pagliacci che noi che facevamo questo metodo. Dopo 25 anni invece la gente si è accorta che non è una stupidata, è una cosa importante. E in Italia adesso non ci sono più solamente 3 istruttori, ma tutti i ragazzi giovani che sono venuti su, sono andati in America, la PET, hanno preso i gradi appunto professionali e possono esercitare questo insegnamento e saranno ormai una 30 di istruttori adesso in Italia. E quindi il metodo si è ampliato, adesso non è più come agli albori, come una volta. Sono stato anche a casa di Andrea Santini, campione del mondo di Cow Horse, di Endurance, ho conosciuto delle persone valide di salto e tutti i più grandi campioni usano questo metodo ormai. Anzi, nelle varie discipline. Anzi, ci sono degli istruttori di reining che vanno lezione da Franco Gianni, uno dei primi 5 in Europa ad avere il 5 stelle Parelli, è un importante, e istruttore di Monte West, di Reni, i Reiner, vanno lezione da lui. Io feci 5 settimane a Roma con Franco Gianni facendo work and study, pagai per andare da lui, invece che andare in Asia quell'anno lì andai a Roma a lavorare a casa sua e fu una bella emozione per me. Io a volte mi domando come fa la gente a vivere senza un cavallo, cioè io non potrei vivere senza cavalli, cioè ormai sono solo 25 anni, pochissimo, perché Tom Doras è l'ideatore dell'horsemanship in America, 92 anni, sul punto di morte disse proprio adesso che comincio a capirne qualcosa me ne devo andare, e era 88 anni che andava a cavallo, io sono solo 25. Nella scorsa puntata abbiamo visto il parto di una fattrice ai primi attimi. Oggi vogliamo continuare a parlarvi di allevamento, ma di quello a noi sconosciuto dei pony. L'argomento che vogliamo trattare in questa puntata è l'allevamento dei pony, questi mini cavallini che piacciono tanto ai bambini e non solo. Ma come avviene la fecondazione? Quali requisiti deve avere uno stallone per essere approvato? Quanto dura la gestazione? Tutte domande alle quali oggi risponderà Floriana Ferrero. Eccoci, buongiorno a tutti. Allora, requisiti per uno stallone, per me è importantissimo innanzitutto il carattere dello stallone. Lui è fiocco ed è uno dei nostri stalloni, ha 13 anni e sono 5 anni che è in riproduzione presso la nostra struttura. Lui è molto docile, affettuoso e ha un buonissimo rapporto con l'umano e questa è la cosa fondamentale per me. Altri requisiti, sicuramente ci devono essere quelli dell'ASL, che non abbia nessun problema a livello ereditario nella riproduzione, e come gestazione sono 11 mesi, proprio come le fattrici normali di un cavallo. La fecondazione con loro avviene al naturale perché è molto difficile prelevare, diciamo così, artificialmente in un pony così piccolo, e loro sono abituati e dimenticano e diciamo diventano virili solo nel periodo delle monte. Dopo restano pony quasi normali, diciamo, docili al contatto con i bambini e con gli altri soggetti. Lui è un pony molto bravo a terra, fa l'inchino a tutto il lavoro a terra ed è bravissimo attaccato al calesse. Lui è un pony molto molto bravo ed è per questo che i suoi figli
non abbiamo problemi durante la doma e nel momento in cui li portiamo, cioè nonostante che è uno stallone lui annusa ma non morsica, non cerca di aggredire l'umano, ha un buonissimo rispetto dell'umano, per cui delle persone, e questo è fondamentale perché nel momento in cui i suoi figli andranno a lavorare con i bambini diventeranno dei campioni. Nel momento in cui un bambino ha un buon approccio con un pony, dà il cuore, dà l'anima, e quando i pony sono così, che accettano l'umano, che accettano il contatto con le persone, sicuramente tireranno fuori il meglio e lì diventeranno dei veri campioni. Lui è Golia, è alto 67 cm ed è uno stallone. Lui è adorabile, è la mascotte e penso che i suoi figli saranno come lui. Golia è uno dei pony più piccoli in Italia. Allora, qui è arrivata, ci ha raggiunto la famiglia al completo e abbiamo Lovely, che è già una figlia del nostro bellissimo Golia. Lei ha un anno, è nata la scorsa stagione. Come potete notare, nonostante che lui è uno stallone, che ora è il periodo di monte, è molto educato, molto molto educato. Lui rispetta le situazioni e le condizioni, rispetta la femmina che logicamente in questo momento non è in calore e lui sta al suo posto. Senti, lui è un pony albino. Lo trasmette ai suoi figli? Sino ad oggi no, non siamo riusciti ad avere un altro pony come lui ed è proprio questa la scelta che avevamo fatto, proprio per questa sua caratteristica molto rara, ma non siamo riusciti ancora a riprodurre un pony albino come lui. E la loro razza come si chiama? Lui è uno Shetland, è un pony Shetland che nasce in Olanda e l'origine è olandese. Lui si è presentato, è Whisky, il nostro stallone Welsh, è il papà dei nostri puledri e sono orgogliosissima dei suoi figli perché l'anno scorso hanno rappresentato nei Mountain Game la squadra italiana al campionato europeo. È un pony intelligentissimo, è molto equilibrato, apprende tantissimo e soprattutto i suoi figli hanno queste caratteristiche, nonché i suoi appiombi e la sua morfologia. Sono molto molto contenta di aver lui come riproduttore presso la nostra scuderia. E il parto come avviene? Il parto avviene normalmente naturale, nel senso che si cerca sempre di non incrociare mai una femmina grande, diciamo così, una femmina piccola con un maschio grande, perché questo è il problema. Cioè troppo grande c'è il rischio che certo. Il puledro cresca grande e si ha delle problematiche poi, diciamo, durante il parto. Sì. E il puledro invece, una volta che è nato, come avviene lo svezzamento? Sempre a 6 mesi come nei cavalli oppure diversamente? Assolutamente sì, a 6 mesi come nei cavalli vengono svezzati, si utilizza un mangime proporzionato a loro, per cui con le caratteristiche per il pony, e hanno una vita molto di gruppo, perché questo fa sì che loro escano molto spiritosi, perché devono un domani andare a lavorare con il bambino che è pieno di energia e per cui loro devono essere molto energici, devono aver sempre voglia di giocare, devono aver sempre voglia di muoversi, devono sempre aver voglia di interagire con il bambino. Senti, prima mi dicevi una cosa molto interessante, che loro non possono, cioè è difficile che loro stiano dentro il box, hanno bisogno di stare nei paddock. Sì, il pony in questi anni, ora sono 15 anni che allevo pony, e ti posso dire questo, dove loro hanno bisogno di socializzare e di vivere fuori all'aria aperta, molto di più di un cavallo. Il cavallo, diciamo, cerca tantissimo il rapporto con l'umano e si instaura un rapporto di binomio. Loro hanno bisogno di complicità fra loro. Loro hanno bisogno proprio di
giocare proprio fra loro, anche se sono anziani, non importa, loro hanno proprio bisogno di questa libertà, correre, giocare, rotolarsi, loro sì, hanno proprio bisogno di questo. Senti, concludiamo nel migliore dei modi, perché qualche ora fa è nato un pony. Sì, è nata una puledrina, figlia di Fiocco. Perfetto. Ok, per cui vedremo adesso, andremo a conoscerla, dovremo battezzarla, sicuramente andremo a cercare un nome speciale in questa giornata speciale. E il nome lo scegliete voi o i bambini? Normalmente i bambini. Normalmente sono loro che scelgono il nome per i loro pony, un domani, insomma, poi diventeranno grandi, per cui non li monteranno, però sono i loro pony. Grazie. Grazie a voi. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, ma noi vi aspettiamo sempre qui a EcoTV Racconta.